Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Video dei prodotti finiti del mese di maggio, che questo mese non farò in collaborazione con la mia amica Debbie del canale Sprologhi di Deb. Questo mese insomma non parteciperà a questa collaborazione. Partiamo immediatamente con il video perché i prodotti sono come sempre tanti e io sono nutandina prolissa. Mi dilungo, care ragazze, mi piace chiacchierare. Allora, i capelli che vedete in questo video, forse, adesso non so, ho girato diversi video, tra ieri e oggi sono riuscita a girare diversi video, che poi vedrete caricati in sequenza, mia figlia che strilla a luna, e ho appena avvisato che stavo girando un video, sto meditando seriamente di cambiare taglio, insomma di accorciarli. Vedete che sono lunghissimi, sono davvero lunghissimi. Per lì avevo pensato di rifare di nuovo la permanente. Ho cambiato idea perché si sono rovinati neanche più di tanto poi alla fine. Sì, sono insomma un pochino, si sono increspati, ma questo ci può stare. Però mi sono proprio stancata, ragazzi. Mi sono stancata perché se devo avere i capelli lunghi e devo avere dei capelli di stoppa, diciamo, comunque non è quel tipo di capello che a me piace, preferisco tagliare. Io sono così, sono abbastanza drastica. Poi vedete, sto facendo allungare la frangetta, insomma si sta crescendo velocemente, però questo non è un taglio, anche perché qui non sono più con la permanente, vedete, ormai questa è tutta la ricrescita da luglio scorso dei miei capelli, e quindi è una miscellanea, ho una testa che non si capisce da dove comincia e da dove finisce, non ci siamo. Stavo meditando di tagliare un bel po', adesso probabilmente mi vedrete anche con la ricrescita, tra qualche giorno andrò dalla parrucchiera a tagliarli, non lo so, stavo pensando di fare una lunghezza sulle spalle, non lo so, di scalarli, non ne ho la più pallida idea, vediamo che cosa verrà fuori. Mi sono toccata pure troppo i capelli. Partiamo. Allora, salviettine, della serie salviettine. Ho terminato queste salviettine imbevute idratanti con olio di argan senza parabeni, sono 64 pezzi della Dealo, sono queste, è un prodotto completamente italiano, eccole qui, e queste le ho prese da Risparmio Casa, le ho trovate, oddio, da Risparmio Casa? O da Arcobaleno, no, mi sembra da Risparmio Casa queste le ho prese, e devo dire che le ho apprezzate tantissimo. Hanno la confezione, quella con la plastichina rigida per essere richiuse, ed è l'unico sistema per fare in maniera tale che non rimanga aperto e non si secchino, e la profumazione è favolosa, delicata, mi sono piaciute tantissimo, sapete gli utilizzi che ne faccio, insomma non ci sto neanche a perdere tempo più di tanto. Ho terminato una confezione di veline, queste sono quelle a due veli della linea Gently che trovo al Todis, confezione da 100 veline, sono quelle che non mi piacciono più di tanto, e voi direte che fai, le continui a ricomprare? Mi capita di ricomprarle, a volte rimango senza, mi trovo al Todis, mi servono urgentemente e le prendo, però non rientrano assolutamente tra le mie preferite perché sono molto, essendo solo a due veli, si sbriciolano quando le utilizzate, e siccome io le utilizzo anche spesso per soffiare il naso, insomma mezza soffiata, sono da buttare, insomma vabbè, niente, non mi piacciono. Quando mi capita appunto che sono in emergenza le prendo, le continuo a prendere. Abbiamo terminato la Famigliozza Colors, questo bibidone da 750 ml di bagnoschiuma, spuma di champagne, beauté, bagno crema, latte di mandorla con burro di karité. Qui dice idratante, bidoncione, io non sono molto per i bidoncioni, o perlomeno non ero molto per i bidoncioni, perché mi stufo, mi piace cambiare spesso, mi scoccia, dopo un po' le profumazioni mi vengono a noia, diciamo, però ogni tanto ci sono delle offerte talmente vantaggiose da acqua e sapone, questi, soprattutto questi bidoncioni li prendo da acqua e sapone, che non me li lascio scappare, e questo, devo dire la verità, l'ho finito proprio questa mattina facendo la doccia, ha un odore fantasmagorico, meraviglioso, buonissimo,
idratazione, idratante, diciamo che idrata, ma la mia pelle ormai è secca, per cui io vado comunque a mettere poi una crema a corpo, una crema, un burro a seconda della stagione dell'anno, però devo dire che in quanto a profumazione è veramente buono. Anche, lasciava anche tutto il bagno profumato sulla pelle, abbastanza persistente, non male. E poi comunque il packaging di questi bagnoschiuma è molto, lo trovo molto molto accattivante, molto carino. Terminato, un sapone liquido aromatico con estratto di giglio, diciamo per la precisione giglio gentile, della linea Giardino dei Sensi. Questa linea che io trovo da acqua e sapone, mi sembra che sia rivenduta anche da Risparmio Casa. Ed è una linea, c'è pure all'iris, ci sono, mi sembra, tre muschio bianco, no, fiori di chiarè, mi sembra, quella verdina. Sì, insomma, ci sono diversi tipi di profumazione e è un ottimo, ottimo detergente. Io lo utilizzo sul lavandino del bagno per lavare le mani, i piedi ed è senza SLS, SLS, senza parabeni, fenossietanolo e senza coloranti. Quindi è un prodotto anche, diciamo, dall'INCI abbastanza, diciamo, decente, accettabile se siete fissate con l'INCI. Confezione da 500 ml, mi è piaciuto moltissimo. Trovo che dopo un po', essendo veramente gradevole, veramente buono, ma essendo un bidoncione da 500 ml, dopo un pochino questa profumazione così intensa che vi rimane anche sulle mani, diventa un pochino non sgradevole, diciamo stanca. Ecco, a lungo andare stanca, magari è solamente un mio problema, insomma. Magari ad altri di voi non avrà fatto questo effetto. Quindi, dopo un pochino, se fosse stata, che ne so, da 250 ml, da 300 ml, forse sarebbe stato meglio. Però è un buon prodotto, mi sento di potervelo, insomma, recensire positivamente. Ho terminato quest'acqua di rose dell'erbario Montechiaro, rinfrescante e lenitiva, antica freschezza, in questa confezione che ricorda molto quella della Robbers, in questa confezione da c'è pure scritto da 400 ml, eccola qui. Non so, purtroppo la luce anche oggi non ci aiuta, c'è il sole che va e viene, non so cosa riuscirete a vedere, forse così la vedete bene. E questa non contiene, come al solito non ho preso gli occhiali, no parabeni e no coloranti, c'è scritto dietro qualora vogliate dare un'occhiata. E l'ho gradita moltissimo, mi è piaciuta tanto. Questo erbario Montechiaro l'avevo visto da acqua e sapone, ma non avevo mai pensato di utilizzarlo. La profumazione è sia la rosa, ma è molto gradevole. Trovo che sia anche più leggera, meno invadente, si dice invasiva, no, invadente, dell'originale acqua di rose della Robbers. Vero, sì, della Robbers. E l'ho gradito moltissimo questo prodotto, mi è durato una vita, sono mesi e mesi che lo sto utilizzando e posso veramente dirvi che è ottimo, insomma, potrei tranquillamente riacquistarlo. Me ne aveva fatto venire la voglia Paoletta del canale dove c'è Viola, c'è Martino, Paola e Martino Certosino, ci siamo capite, insomma, avete capito quella Paola lì, perché lei ha presentato diverse volte questi prodotti di Erbario Montechiaro. Molto molto positivo, mi è piaciuto tanto. Abbiamo terminato una saponetta, un sapone solido, sempre per il discorso che sto portando ad eliminazione gli ultimissimi panetti di sapone non dal buon INCI o comunque non naturali, li devo utilizzare, non li posso assolutamente buttare, non mi piace gettare le cose. E questo è al latte di mandorla, Palmolive Naturals per modo di dire, Delicate Care. Con latte di mandorla, almond milk, sì, idrata quello che deve idratare una saponetta così, insomma, per le mani va più che bene, ecco, insomma, non è che ne facciamo, non ci laviamo il corpo, eccetera, eccetera. Quindi per lavare le mani va più che bene, li sto portando appunto a smaltimento questi saponi. Terminato, che si è pure appiccicato col colluttore. Terminato questo colluttorio della Colgate, il Max White One, scudo contro le macchie e mantiene il bianco naturale. Menta sensazionale. Questo è il secondo, o forse il terzo addirittura. Mi sembra no, era un combo trovato da Acquasapone. Mi sembra che nel mese scorso, o forse 2 mesi fa, avete trovato l'altra confezione. E questa era l'ultima. Menta sensazionale.
Parliamone, l'odore sì, è veramente diventa veramente forte, molto pungente, ma non sgradevole. Una volta che è andato a metterlo a lavarvi i denti, insomma, non a lavarvi, a sciacquare i denti, a pulire i denti con il colluttorio, non è così forte, insomma, non vi fa rimanere senza respiro. A me non è dispiaciuto, devo dire la verità che non mi dispiace. Se renda i denti ancora più bianchi del normale, io questo non ve lo so dire, spesso mi scrivete nei commenti come faccio ad avere i denti così bianchi? Lo dico una volta per tutte, nel senso che non ho un segreto particolare. I miei denti sono così, la natura che ha voluto che fossero così bianchi. Quindi io non faccio nulla di particolare se non fare le pulizie, la pulizia dei denti di routine, lavarli e niente di più, veramente non faccio nulla. Non so se questo possa migliorare effettivamente la situazione, perché sì, insomma, bianchi sono bianchi, ma che vi devo dire? Cioè, per me è un'abitudine averli così bianchi, quindi non ci faccio nemmeno più caso. Però i problemi alle gengive ce li ho tutti, care ragazze, o i denti bianchi o le gengive infiammate, qualcosa vi dovete beccare, c'è niente da fare. Terminato un dentifricio di antica erboristeria, fresco polare, fino a 16 ore di freschezza, menta e effetto colluttorio. Questo qui, appunto, di antica erboristeria, che ha un colore super super fashion, mi piace da impazzire. Cioè, guardate che colore che c'ha sto dentifricio. È un blu cobalto bellissimo. Voi direte, ma che è pure il dentifricio? Certo, perché anche l'occhio vuole la sua parte, cari ragazzi e care ragazze. E quindi vi dico che a livello di colorazione e di profumazione, di lavaggio di denti, ci ha soddisfatto. Sta menta sensazionale, cioè sto fresco polare, direi proprio di no. Non avevo proprio quella sensazione di ghiaccio in bocca. Se mi scrivi fresco polare, vuol dire che mi devo sentire la sensazione ice, effetto ice, che non aveva. Però il dentifricio, niente, niente male. Perdonatemi se mi mando i capelli di lato, ma mi sembra una mosca, a mosca nera questi capelli. Sono andata un attimo così, non mi posso più vedere. A me mi prende così. Un prodotto terminato, grazie a Dio, è finito dopo secoli, perché l'ho alternato con altri prodotti, perché non mi è piaciuto per niente, forse l'avrete, si sarà vagamente intuita questa cosa, è la maschera dei Provenzali, maschera per capelli al karité, idratante per capelli secchi e sfibrati, formula erboristica naturale. E cioè lei, eccola qui, ve la faccio vedere così ancora meglio, cioè lei. Questa maschera l'ho odiata, non mi è piaciuta per niente, odora, puzza, no che odora, eccola qui terminata, non mi dite vai a scavare pure l'angoletto perché cioè, è tutta scavata, è terminata, vedete? A parte, allora, cominciamo a parlare del packaging orribile, scomodissimo, perché avendo questa rientranza qui, il prodotto ovviamente si va tutto ad insinuare diciamo, nella piega interna. Quindi ogni volta per prendere il prodotto, quando ormai stava agli sgoccioli, dovevo farmi tutto il giro con il dito, con l'acqua che scorreva, la testa in giù nella vasca, non vi dico. E una puzza allucinante che veramente è vero che poi una volta risciacquato svanisce e non si sente sui capelli, però ragazze mie, cioè ragazzi, ma non si può, non si può, veramente un prodotto pessimo. Sarei potuta anche passare sopra al puzzo terribile se avesse prodotto qualche effetto sui miei capelli. Manco quello, i capelli, anzi vi dirò che i capelli lì per lì sembrava che fossero ammorbiditi, una volta asciugati erano di un crespo assurdo. Non è addensato con sale, senza coloranti, senza allergeni, senza tensioattivi petrolchimici, testato per i metalli pesanti, nulla da dire, è un prodotto certificato, insomma non ho nulla da dire, la confezione è in 100% riciclata, nulla da dire sui Provenzali, ma questa maschera proprio, perlomeno sui miei capelli, ha prodotto degli effetti veramente nulli, se non addirittura ha peggiorato la situazione, quindi non mi è piaciuta per niente, non le acquisterò per niente, grazie a Dio è finita. Terminato questo shampoo di Avon, della linea Advanced Technique Color Protection, shampoo per capelli appunto trattati, eccolo qui, anche questo mi è durato una vita e mezzo. Non mi ricordo, mi metto così perché ho la luce che mi viene contro e non riesco a vedere. No, è un semplice shampoo per capelli colorati o trattati. Pau 12 mesi,
250 ml, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto davvero tanto e mi è durato, ripeto, tantissimo perché poi io lo alterno sempre, ho sempre diversi shampoo aperti, non mi lavo sempre con gli stessi shampoo e devo dire che mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Questo è un ordine, insomma, presi delle cose da Avon. E l'odore non è proprio quell'odore che mi fa impazzire. Ci sono alcuni shampoo che mi danno la testa, non vi so spiegare, e questo è uno di quelli. Quindi la profumazione mi dà proprio fastidio a livello olfattivo e quindi mi crea proprio una pesantezza di testa. Lo so, sono strana, abbiate pazienza, però l'efficacia veramente ottima, valida. Capelli, il colore. Sì, diciamo, durava di più o di meno, non ve lo so dire, però devo dire che non scaricava moltissimo nel lavaggio e mi è piaciuto, lo potrei eventualmente anche riacquistare qualora ritrovassi insomma, il piacere di fare un acquisto Avon. Dischetti struccanti terminati, questi sono della The Makeup, oddio, ma sta registrando? Sì, già mi stava prendendo un colpo. The Makeup Cotton Chance Expert, ultra efficace appunto. Questi sono quelli con la texture, che mi piace parlare in lingua, texture anidrodate, nuovi, qui dice che sono nuovi, non dicetemi perché, non chiedetemi perché, sono questi, trovati in offerta a 99 centesimi da Acquestapone. Vi faccio vedere il prodotto in questione, vedete, ha una parte a chiamiamola griglia, eccola qui, che è quella che dovrebbe asportare il grosso del trucco, e l'altra parte è leggermente zigrinata. Sono morbidissimi, non sono cuciti, ma non si sfaldano e sono sufficientemente spessi per assorbire prodotto senza però inglobarlo e non rilasciarlo poi quando andate a struccarvi. Questo me lo riciclo e me lo porto in bagno. Quindi super promossi questi dischetti. Ovviamente li riprendo solo qualora fossero ritornassero in offerta. Ho terminato questo gel detergente, gel mousse purificante delicato per il viso all'estratto di uva purificante della Garnier. La Garnier, eccolo qui. Questa linea qui della Garnier mi piace tantissimo. Ho provato, se non dico una baggianata, un gel detergente e mi è piaciuto. Ho provato un tonico e mi è piaciuto. Allo stesso modo mi è piaciuto, adesso lo vedete molto liquido perché l'ho sciacquato con l'acqua, e mi è piaciuto tantissimo. Ottima profumazione, ottima resa sul viso. Ve lo vorrei far vedere un po' meglio, ecco, perché ho la luce, scusate, mie ragazze, i miei video sono sempre un po' incasinati. E, confezione da 200 ml, pagato meno di 4 euro, adesso non mi ricordo, l'avevo preso in offerta. Io in genere i miei acquisti sono quasi tutti acquisti in offerta. Profumazione gradevolissima, gradevolissima. Qui dice pelli normali o miste. Io ho una pelle tendente al secco, diciamo ormai, eppure non mi ha seccato assolutamente il viso. Straconsigliato, straconsigliato. Mi è durato anche abbastanza e poi praticissimo perché ha il suo erogatore, quindi una pusciatina era più che sufficiente per detergere tutto quanto il viso utilizzato mattina e sera. Ho terminato, e che neanche si chiude più, questa crema mani di Botanica, crema mani protettiva, nutriente e vellutante con bioestratto di miele e oli naturali, dermatologicamente testato, attivi di origine biologica. Eccola qui. Questo non contiene parabeni, oli minerali, allergeni, coloranti e siliconi. Questa me l'aveva regalata Silvietta, la mia Silviettina Silvia Ferrante, mua, Silvia Makeup 77 qui sul tubo, quando sono andata a Milano lo scorso anno e mi aveva fatto provare diversi prodotti di questa linea che io qui da me non riesco a trovare. Il contenuto è di 100 ml, ho gradito moltissimo questa crema, è completamente finita, vedete, insomma la crema è andata, tant'è vero che è aperta neanche esce, e solo che mi si è rotta la confezione perché non lo so, perché boh, forse mi è caduta, non mi ricordo. Ciao! Però l'ho gradita tantissimo, mi è piaciuta davvero tanto, è abbastanza corposa, non è grassissima, diciamo che se, per la secchezza delle mani che ho io, forse nei mesi proprio freddi freddi freddi, avevo
avevo bisogno di riapplicarla più volte, però l'ho terminata, ecco, sarà una settimana che l'ho finita e l'ho veramente gradita tanto, 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 veramente buona, molto, molto buona, prodotto cominciato e finito perché poi non avendo a disposizione... Eccola, non avendo a disposizione questo marchio qui, non la potrò riutilizzare. Devo invece bocciare, anche se non è un video dei promossi e bocciati, ma comunque non posso fare una recensione positiva di questo prodotto, e cioè di questo shampoo al germe di grano condizionante per capelli trattati difficilmente pettinabili della Fitocose. Eccola qui, questo mi era arrivato in una delle ultime bio box. Non apriamo la parentesi bio box perché ho ancora l'amaro in bocca. Chi di voi non sa di cosa stia parlando, se volesse, può andare a dare un'occhiata al video sulla bio box in omaggio che mi è arrivata, uno degli ultimi video. Adesso non so in quale ordine caricherò i video che sto girando in questi giorni. Comunque, prodotto vegano, bioecologica, cosmesi, codice verde, bla bla bla, a me non è piaciuto. Non mi è piaciuto, so che gli shampoo... L'odore, diciamo, ci potrei anche passare sopra perché è un odore alla fine di erbette, niente di che, ecco, ve lo faccio vedere proprio bene. A me, ragazze, voi me lo dite in più di un, me l'avete detto in più di un'occasione, che con gli shampoo Eco Bio bisogna avere pazienza perché all'inizio il capello, non avendo più i siliconi, i petroliai, eccetera, eccetera, o comunque i... Che stai a fare tu là dietro? Giocando con Luna. Adesso devi giocare con Sì, lui. E dai, adesso. questo è un video, lo sai che sono già in Vabbè, che lungo. E che problema c'è? fastidio. Vabbè. Scusate, ma qua purtroppo siamo una famiglia allargata, non qua, c'è cioè di tutto e di più. Che dicevo, so appunto che all'inizio fanno l'effetto stoppa, bisogna avere pazienza, io non ce la posso fare. Tra l'altro i miei capelli sono piuttosto secchi, per cui non mi sono trovata bene. Devo dire la verità, neanche i ragazzi si sono trovati bene, che non hanno i miei problemi con lo shampoo questo di Fitocose, No, non questo qua. esiste. Tu non l'hai mai visto, e grazie, lo faccio io shampoo, che ne sai che te metto? Oddio, 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 oddio. Poi, terminato, questo bagno schiuma, doccia schiuma di Shaka, sotto l'acqua, bagno schiuma al caramello. Eccolo qua. Questo non contiene, cioè, eccolo qua, ma non ce lo fai vedere. Questo mi sembra che non contiene parabeni, paraben free. Eccolo qui. Questi sono questi bagno schiuma, questi doccia schiuma, insomma, di Shaka, che sono deliziosi. Hanno delle profumazioni veramente, veramente accattivanti. E questo... Al caramello, guardate, vi sembra, è inebriante, vi sembra di fare il bagno con le caramelle Mu, ma è una cosa incredibile e buono anche sulla pelle. Devo dire che l'ho presi addirittura forse lo scorso anno, 2 anni fa, neanche mi ricordo, ero in cassa da OVS e c'era questo piccolo stand di doccia schiuma vicino alle casse, quelli furbetti che mettono sempre, e con tutti questi doccia schiuma, bagno schiuma di Shaka. Ho detto caramello, io vado matta per le cose zuccherose e dolciose, l'ho preso e devo dire che mi è piaciuto, ecco, così si vede bene, mi è piaciuto tantissimo, straconsigliato qualora vogliate farvi una coccola in più mentre fate la doccia. Ah, la Coccola. confezione da 250, 200, non mi ricordo, help, help, 250, 250. Mamma, Terminato un detergente, c'è un peletto bianco. mica solo uno. No, sui Termina, baffi. sì, anche sui baffi. Terminato un detergente intimo di Venus, ultra delicato. Questo è quello che ha zero saponi, parabeni, coloranti, allergeni e alcol. Con acqua virginiana, lenitiva, allevia subito la sensazione di secchezza e prurito. Verissimo, io in questo momento non ho né secchezza né prurito, però vi dico che è veramente buono, mi piace veramente tanto. L'inci purtroppo è sulla scatola, quindi non posso darvelo, però l'odore è gradevolissimo, ha un odore veramente super, 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 super delicato e rinfrescante. Mi piace, insomma, non ci spendo più di tanto. Trovato da Risparmio Casa, credo di averlo preso questo. Se vi capita, provatelo perché è veramente buono. Poi, terminato questo shampoo della Cloran, non so come si dice, è francese quindi sarà Cloran, shampoo al latte di mandorla, questo dice per capelli fini e senza tenuta, insomma è protettivo e volumizzante, appunto per capelli fini e senza volume. Questo me lo ha regalato mia mamma. È un campione gratuito, vedete, gli è stato dato, non so prendendo quale prodotto, da acqua e sapone, però non mi è piaciuto, non l'ho trovato particolarmente ammorbidente, l'ho
L'odore quasi completamente inesistente. Non ho trovato grandi benefici, insomma, non mi è piaciuto tantissimo. Volume, manco a parlarne, zero. Così, insomma, senza infamia e senza lode, nato e morto e finito così, guarda la polvere dentro sta busta. Poi, terminato un deodorante, finalmente! Me lo metto tutti i giorni, ma non finisce mai. Questo di Natura Amica, a lume di rocca, ha la profumazione talco, Nickel Tested, eccolo qui. Questo è quello roll-on. Io utilizzo solo ed esclusivamente deodoranti roll-on e ha un profumo che è la fine del mondo. Sta proprio di pupetto, di neonato, appena lavato e sistemato, tutto imborotalcato e profumato. E funziona davvero tanto, funziona davvero tanto. Mi sento proprio di straconsigliarvelo questo deodorante, c'è anche nella versione spray, ma io prediligo questo. Non so, mi dà l'idea proprio che spalmandolo bene rimanga là lo spray un po' se perde. Io ho il terrore di puzzare, care ragazze, pur non avendo, e cari ragazzi, pur non avendo una saturazione particolarmente acida. Però è il ter mio terrore da quando ero ragazzetta, da quando ho sviluppato, il mio terrore era quello di puzzare, perché mi è capitato di stare vicino a persone puzzolenti. E è brutto, insomma, è brutto. E quindi su per le ascelle ho proprio sono quasi una maniaca, diciamo. Questo buonissimo, straconsigliato. E poi ho terminato un altro dentifricio, il mio si scapicolla tutto, il mio Parodontax. Questo è il dentifricio quotidiano con fluoro, quello delle tre versioni che prediligo. Quello con la banda rossa, con la fascia rossa, lo sapete per le mie gengive che sanguinano, è un ottimo, un valido aiuto, veramente, veramente grande. Poi ho terminato, se non la faccio suicidare prima, ma tanto è finita, una crema viso antirughe della Bema? Oh, scusatemi, della Thea Natura, quale Bema? Miluz, crema viso antirughe. Cosmesi sostenibile, rosa, olio inca e acido ialuronico. Eccola qui. Questa è una confezione omaggio che mi era stata data quando avevo fatto un ordine, non mi ricordo se su Eco Bio Bella o su Cuccioli d'Uomo. Mi sembra, non vorrei dire una baggianata, mi sembra Eco Bio Bella, non sono sicura. E tra l'altro, visto che non acquisterò più le Bio Box, comincerò a riacquistare i miei prodottini bio, comincerò a riaffacciarmi nei siti bio, proprio perché appunto non li acquisterò più. Allora, eccola qui la crema in questione. Questa crema è stata un sogno. È una confezione da 30 ml. E Thea Natura è un nome che ci dà garanzia, veramente. È comodissima, comodissima, perché, ecco, vedete, la spingo, ma... E che dobbiamo famo? Aspettate un attimo, perché dopo a me prendono i 5 minuti. Fino a non... No, niente, è finita, vedete. No, perché sapete, a me di sprecare le cose non mi va. No, questa è proprio, eccola, è impastata e dura. Vi garantisco che è assolutamente finita. Mi è durata, tra l'altro, tantissimo. Ed è una favolosa, dico favolosa, crema viso. Veramente buona, un odore quasi completamente inesistente, leggermente vagamente erbaceo. Ecco, così riesco a fare semioscuro, io riesco a farvi vedere bene i prodotti. Eccola qui. E, antirughe sì, nel senso che sentivo la mia pelle veramente, veramente nutrita, senza però andare ad ingrassare. Si assorbe in un nano, si assorbiva. Purtroppo è finita in un nanosecondo, e per cui mi sento veramente di potervela consigliare qualora abbiate una pelle abbastanza matura. Molto, molto, molto buona. Non la ricomprerò, non la riacquisterò, diciamo, a breve, perché ce n'ho tante di scorta, tra alcune che mi sono state regalate, alcune che avevo preso, alcune arrivatemi nelle mio box, per cui sto bene con la crema per non so quanto tempo ancora con le creme. Oh, in questo pottino che vedete, in questo pottino qui, che però è che conteneva una crema di Yves Rocher per un antirughe per gli occhi e che vedete anche abbastanza sgarupato, in questo pottino era contenuta la crema, che ovviamente è finita, non c'è più nulla, la crema contorno occhi, quella della Martina Gebhardt. Gebhardt si dice, non Gebhardt, Gebhardt.
che mi aveva regalato una mia gentilissima e preziosa amica per farmela testare. E che vi devo dire, lo vedete, insomma, l'ho praticamente, me la so sugata proprio, ciucciata tutta. Favolosa, non ti ringrazierò mai abbastanza per avermela Buongiorno. fatta provare. Salve. Ah, dobbiamo andare Sì, mi sono rimasti due prodotti, fatemi finire sto video. E devo dire che l'ho stra amata. Per la mia pelle, per il mio contorno occhi, che ormai è un pochino secco, diciamo, ovviamente, andando avanti con gli anni, ha prodotto degli effetti miracolosi. La utilizzavo soprattutto, anzi solo la sera, perché ha bisogno, è una crema che non si assorbe facilmente, pur picchiettandola, insomma ci passavo un attimo, una trentina di secondi, insomma, a picchiettarla e stenderla bene, ma diciamo che per il giorno sicuramente dovresti aspettare troppo tempo per farla assorbire. Ma per la notte è il non plus ultra e non appena terminerà l'estate la riordinerò sicuramente e sarà la mia crema invernale contorno occhi, credo da qui fino all'eternità, perché è veramente super super super, non mi ha fatto uscire grani di miglio, ho sentito in varie recensioni che a qualcuno ha dato questo problema, nel mio caso, cari amici e cari amiche, è stata veramente il prodotto rivelazione dell'anno per quanto riguarda il contorno occhi, quanto sei bello questa coda da questa cipolla, guarda. Ultimi due prodottini terminati e chiudo il video perché devo portare mio figlio che deve uscire con i suoi compagni e i suoi Fai amichetti l'aperitivo. a fare l'aperitivo, sì, e mamma a casa stira. Allora, ho terminato questo burro cacao a dolci labbra di Alchemilla alla cannella, eccolo qui. Sapete il mio amore folle per questi balsami labbra, burro cacao e sapete anche chi mi segue sa che io lo scavo proprio fino alla fine. Sì, perché mi Ciao. dispiace. Ciao, salutate! Ma vi ha salutato bene almeno. Perché sapete insomma quanto io ami questi prodotti. Salutiamo. E chi te vede da lì? Mamma mia, mo fa il timido. Salutiamo. Senti, Baciamo le mani. domani giriamo il video assaggi, eh? C'ho un Ecco, prodottino da fare insieme, un video da fare insieme a te. Va immagino come bene, sia. e scusate se Risotto continuo con a gli toccare i asparagi. capelli, no, ad assaggi dolciosi, vabbè. Ciao, sta, boh, metto sotto e faccio vedere io che combino. E che vi devo dire? Ottimo, 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 buonissimo questo balsamo di questa linea qui. Profuma la cannella? Sì, profuma, ma non è diciamo un aroma, come si dice, un tipo di profumazione che va a stancare o che è stucchevole o che è fastidioso. Strapromossi mi piacciono tanto. Terminato un mascara, finalmente sta gran ciofeca è finita. Ci volevo fare la ciofeca del mese, o forse ce l'ho fatta la ciofeca, no, del mese, del periodo. No, mi sa di no, no, non credo. Comunque, questo è il mascara della NYC, della New York Color, eccola qui, lo Showtime. Qui dice Volumizing Mascara, ma de che? Showtime, comunque lui, eccolo qui. Scovolino semplicissimo in setole, niente di che, senza infamia e senza lode. Il prodotto è pressoché finito, non riesco più, devo fare questo giro ogni volta, ma vedete, ecco, giusto sulla puntina. Adesso vengo e faccio la strage degli innocenti. Smettetela, eccolo qui, quindi vedete poi è diventato un pastone unico, l'ho utilizzato sulle ciglia inferiori pur di non gettarlo perché ha un effetto praticamente sì, unico, ha un effetto come si dice nullo sulle ciglia, quindi l'ho utilizzato, io spesso faccio questa cosa, utilizzo i mascara che non mi piacciono o quelli dall'effetto naturale o comunque che non mi danno la resa che vorrei sulle ciglia superiori, li utilizzo per le ciglia inferiori e in questo modo sono a posto con la coscienza e non spreco i prodotti. Oddio mio, carrellata finita, prodotti finiti, busta svuotata, non mi sembra vero. Per questo mese il video me lo faccio in solitaria. Dal prossimo mese spero insomma di ricominciare, ma penso di sì, la collaborazione con la mia amichetta Deborah, Debbie. Io vi saluto, 33 minuti sempre peggio. Vi saluto, vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre se e qualora vorrete, e vi mando il mio bacio super stra mega galattico. Alla prossima!